ragazze, allora innanzitutto voglio ringraziarvi tantissimissimo per tutti gli auguri di compleanno che mi avete lasciato, veramente, lo dico ogni anno, però è vero, non ne ho mai ricevuti così tanto in vita mia, cioè stavo guardando Instagram, Facebook, Twitter e ogni volta mi ritrovavo veramente centinaia e centinaia di auguri, mi avete fatto i disegni per il mio compleanno, vi giuro non ci posso credere, grazie mille. E in tutti questi auguri che mi avete scritto, molti di voi mi stavano chiedendo per favore facci vedere i regali che hai ricevuto, facci vedere i regali, e quindi ragazze questo sarà il video sui regali del mio compleanno. Allora, la prima tra tutti è questa borsa Coccinelle che mi è stata regalata dal brand ed è arrivata appunto giusto giusto per il mio compleanno, la adoro follemente e quindi ho voluto inserirla in questo video perché la sto usando moltissimo, quindi me la vedrete usare molto molto spesso nei video outfit e nei video reality. Poi da una mia amica ho ricevuto questi due smaltini essi, tra l'altro questo azzurro blu è quello che sto indossando oggi, vi ho postato anche la foto su Instagram di questo manicure che me ne sto innamorando follemente. Comunque, a parte questo, io mi dilungo sempre, ho questo smaltino blu, lo fregavo sempre questa mia amica e quindi alla fine me l'ha regalato per il mio compleanno assieme a quest'altro dello stesso marchio. Quest'altro è molto Christmassy, è molto natalizio come colore, quindi questa sarà proprio la stagione, il periodo giusto per iniziare ad indossare questo colore, mi fanno impazzire, veramente mi piacciono tantissimo. Questo regalo invece me l'ha fatto la mia nonna e sono le ballerine Marc Jacobs, sono le mouse flats e queste sono molto molto semplici, con il topino ha gli occhi dorati, invece le ballerine sono grigio scuro, sono un po' metallizzate ma sono grigio scure, e con il quale adoro la follia, mi piacciono un sacco questi topolini, so che ad alcune piacciono, ad alcuni no, a me fanno impazzire, mi piacciono proprio tanto tanto tanto. Poi una mia amica mi ha regalato anche il libro di dolcetti, eccolo qua, di nuovo viene fuori che sono una golosona, adesso non posso nasconderlo, e mi ha regalato il libro, Nicole, buongiorno, il libro di ricette per dolcetti, ci sono i cake pops, i macaron, tantissimi tantissimi cupcake, quindi se mi vedrete ingrassare notevolmente dopo questo video sapete già adesso il perché. E il bello di questo libro è che è scritto in olandese, quindi siccome riesco a leggerlo parecchio posso allenare la mia lingua anche così, mi ha detto. E poi ho ricevuto un altro libro, questo invece in inglese, il libro di Lauren Conrad, Style, avevo già addocchiato questo, volevo prenderlo, mi ricordo, poi non so perché avevo lasciato stare e l'ho ricevuto come regalo di compleanno, quindi sono particolarmente contenta per questo libro, anche perché ho dato un'occhiata e mi piace, vabbè già lo conoscevo, mi piace molto il suo stile, ma trovo che questo libro sia molto molto carino, dà dei bei consigli pratici, utili, insomma ve lo consiglio questo libro se riuscite a trovarlo, non so se si trova in Italia ma presumo di sì. E poi stesso marchio delle ballerine, questo però è un regalo di mia mamma, mi ha regalato l'orologio Marc Jacobs. Allora, questo orologio vi giuro sembra fatto apposta per me perché è un gattino, non so se si riuscirà a capire, ma è un gattino piccolino, mi piace perché è molto molto sottile, questo era il pacchettino con questo nastrino giallo e mi piace moltissimo perché è molto molto sottile, se lo metto su vedete che ho dei polsi molto piccolini, quindi tutti gli orologi mi stanno sempre larghi o troppo grandi, o devo quelli con il polsino a bracciale, non posso mai prenderli perché poi devo togliere sempre un pezzo per riuscire a farlo stare, altrimenti o mi cade e lo perdo oppure mi arriva tipo fino a quassù, e quindi questo è molto piccolino, ci sta molto bene sul mio polso e appunto è un gattino, anche le orecchiette e gli occhi sono due brillantini, insomma. Mi piace veramente un sacco questo orologio e finalmente, tra l'altro, non so se l'avrete mai notato, non so se l'avete mai notato nei miei video, ma io non avevo un orologio e quindi questo è praticamente il mio primo orologio da quando ho il cellulare, perché guardo sempre l'ora sul cellulare, quindi questo è il mio primo orologio, finalmente dopo secoli dovrò riabituarmi a guardare sul polso per vedere l'ora, perché ormai non me lo ricordo più. E poi, poi questo invece è il regalo di Neil che mi ha regalato, è impazzito, mi ha fatto tre regali. Il primo è Gennarino ed è Gennarino con fiocchetto rosa, la scritta anche rosa, moschino, e tantissimi tantissimi glitterini, sapete che adoro i glitter, quindi amo questa custodia alla follia e da quando l'ho messa non l'ho più tolta, credo che almeno per un anno avrò soltanto questa perché è bellissimo.
Poi mi ha regalato sempre, sono sempre Moschino e sono, allora questa è una collana gioiello, è uno di quei, oddio non mi viene il nome, adesso un colletto, è un colletto collana gioiello più o meno, quindi appunto va messo così e lo indossavo nella foto che ho postato per il mio compleanno, perché naturalmente ogni compleanno è così, tutti i regali che ricevo se sono cose che si possono indossare le metto subito tutte addosso a rischio di rischiare di essere una specie di albero di Natale, però mi piace farlo e quindi questa è appunto una collana colletto con tantissime perline nere, molto molto bella ed elegante. Tra l'altro non avevo nemmeno un colletto, quindi questo sto già pensando come abbinarlo con centinaia di maglie e camicie che ho. E poi, questo forse è il regalo, insomma quello principale di Neil, mi ha regalato la cintura Moschino che mi piaceva da tantissimo. E, insomma, alla fine me l'ha regalata Neil, che è una cintura insomma in pelle, questa è lucida ma c'è anche opaca, è appunto con la scritta Moschino dorata, molto molto carina. E poi altro regalo che ho ricevuto, un po' imbarazzante ma ve lo faccio vedere comunque, e ce le ho ai piedi per questo che ta-da! Sono queste ciabatte a forma di coniglietta, e notare è una coniglietta, non un coniglietto, che mi piace un sacco, hanno anche i denti, e i gatti invece sono spaventatissimi da queste ciabatte, cioè tipo Denver non ci si avvicina nemmeno perché è cagatissimo. Comunque ragazze, questi erano i regali del mio compleanno, spero insomma che questo video vi sia piaciuto visto che me l'avete richiesto così in tante, e niente, bacio, alla prossima, ciao!